Beh, questo sì, glielo posso dire da sindaco. Io ho vissuto due epoche di presidenza alla provincia, una presidenza Bruno e l'altra presidenza Abramo. Lasciamo stare il mio ruolo di consigliere, ma parlo da sindaco. Enzo Bruno lo vedevamo sui territori, molto presente. Abbiamo un buon ricordo come sindaci di quell'esperienza amministrativa. Abramo non l'abbiamo mai visto, è un dato di fatto questo. Non so, c'è stato un poco impegno da parte sua nel rapporto con i territori, con i sindaci. Lo diceva il collega Battaglia prima, come Assemblea dei Sindaci ci siamo riuniti una volta sola in 3 anni, è vero, c'è stata la pandemia, però le cose si potevano fare lo stesso anche a distanza. Non abbiamo avuto un interlocutore attento su molte tematiche. Avevamo chiesto un cambio di passo più volte, siamo stati responsabili in consiglio, mantenendo sempre un atteggiamento propositivo, perché proprio viste le difficoltà oggettive che l'ente provinciale ha avuto in questi ultimi anni, abbiamo avuto questo atteggiamento propositivo, ma alla fine i risultati non sono arrivati. Tutto quello che è stato detto e che ha già descritto abbondantemente Marziale. Ce lo ritroviamo oggi. Adesso aspettiamo questo bilancio, questo schema di bilancio che ci porterà in consiglio per vedere, per capire meglio le strategie del futuro, non di Abramo, ma del prossimo presidente, che dovrà accollarsi ovviamente un onere così gravoso. Crisi che sta esplodendo in queste ore, semplicemente perché sono state pubblicate le prime determine dei responsabili dei settori che hanno annunciato diciamo un'analisi dei residui fitti e passivi e attivi, e quindi da qui si è capito che c'è un disavanzo importante che interessa la provincia. E quindi noi nei giorni scorsi abbiamo chiesto al Presidente Abramo perché ha tenuto nascosta questa crisi e perché non l'ha da subito resa, diciamo, come dire, a suffragio dei consiglieri e di tutti gli organi preposti per cercare di salvarla. Detto questo, chiaramente poi questo si associa anche a una perdita di peso politico della provincia in questi ultimi 3 anni. Noi pensiamo che sia trascorso solo un mese, ma di fatto sono passati 3 anni della presidenza Abramo e non abbiamo, come dire, potuto ancora capire un solo atto, come dire, politico-amministrativo che potesse portare e giovare al bilancio. Io voglio solo ricordare che nell'insediamento di 3 anni fa, anche dall'alto della mia esperienza, essendo presente in questo Consiglio da molto tempo, dissi all'allora Presidente che si insediava il primo giorno: caro Presidente Abramo, quello che ti chiedo è di fare attenzione, perché con la riforma Delrio la provincia vivrà momenti difficili, un Presidente disattento porterà fra qualche anno a un eventuale dissesto. Bene, io non voglio dire che sono stato previdente, però è chiaro che la superficialità, la disattenzione che ha dato alla provincia del Presidente Abramo ha portato in questo stato di cose. È vero, dobbiamo riconoscere con la nostra intelligenza, insomma con la nostra onestà intellettuale, che moltissimi di questi debiti derivano dal passato, però io voglio ricordare che il Presidente Abramo ha presentato delle linee programmatiche, ha fatto dei grandi proclami su quello che avrebbe fatto per migliorare le condizioni economiche della provincia, ma tutto quello che lui ha annunciato, nessuno di questi è stato realizzato. Ha annunciato che avrebbe ridotto i fitti passivi, quindi aspetteremo per capire quanti sono oggi rispetto a quello che lui ha ereditato. Ha realizzato un regolamento sull'alienazione degli immobili, modificato 2 volte, non è riuscito a vendere neanche un'aiuola. Le uniche cose che si sono tentati di vendere in questi 3 anni sono stati i magazzini della prefettura, che grazie a una nostra azione in commissione non sono stati venduti. Si è cercato di vendere un terreno della zona di Giovino, che con una perizia di parte, e poi è stata saltata anche questa, addirittura si era parlato di vendite di terreni date a Condoleo, a Crisea, quindi alienazioni zero. L'altra critica che muoveva Abramo alla provincia era la capacità di riscossione, cioè una provincia che non riusciva a riscuotere i propri crediti.
annunciato che avrebbe riscosso dai comuni la quota parte della tassa che incassano i comuni per conto della provincia che trattenevano ingiustamente, ha annunciato i tributi verso i parchi eolici, i tributi verso le stazioni di benzina. E allora noi ci chiediamo, in questi 3 anni, quanti sono entrati di queste capacità di governo Abramo di incassare i tributi? C'è o non c'è stata? L'ultima cosa è politica. Abramo chiaramente è stato un presidente non presente sui territori. Io personalmente in un consiglio ho avuto modo di dirgli che è stato assente nel momento più difficile che i sindaci vivevano con l'inizio della pandemia, comuni rossi, comuni che avevano avuto dei focolai. Bene, lui non si è mai degnato di fargli una telefonata. Ebbene, lui mi rispose che tutti hanno il suo numero, se hanno bisogno lo possono chiamare. Allora voi ditemi se un presidente di provincia, che sostanzialmente è il presidente dei sindaci della provincia di Catanzaro, possa rispondere in questo modo. Non solo. Voi sapete che uno degli organi della Del Rio è l'Assemblea dei Sindaci. Bene, in 3 anni l'Assemblea dei Sindaci è stata riunita una volta sola. È vero che il decreto semplificazione Covid non impone più la riunione dei sindaci sul bilancio, ma nei momenti in cui si poteva fare, perché non ha riunito i sindaci informandoli di questa crisi che vive la provincia, che oggi senza un consuntivo sono bloccate tutte le opere pubbliche che non possono andare avanti? C'è una grande incertezza, e concludo, di una grande, come dire, solidarietà che noi esprimiamo a tutti i dipendenti, a tutto il mondo della provincia, perché chiaramente stanno vivendo una grande difficoltà, un'incertezza, non sanno se gli viene pagato lo stipendio, non sanno cosa accadrà nei prossimi mesi. Quindi noi, come diciamo, consiglieri attuali di questa legislatura, siamo vicino a questi dipendenti, a questi padri di famiglia, cercheremo nel nostro piccolo quello che possiamo fare. E non solo portare un conto politico ad Abramo, ma cercare di capire come uscirne fuori, cioè il piano di rientro di questa provincia che possa ritornare ad avere dei conti in equilibrio. Grazie.